Sono 15.000 le famiglie abruzzesi che si sono impoverite per curarsi, in uno scenario italiano dove la metà dei cittadini rinuncia alle cure per ragioni economiche. In compenso, l'Abruzzo spende più delle altre regioni per contenziosi legali e per pagare la governance del suo sistema sanitario. Sono questi i dati più eclatanti tra i peggiori d'Italia nella classifica stilata dall'Istituto Demoscopica, che mette a confronto i sistemi sanitari delle 21 regioni in base all'Indice di Performance Sanitaria, il cosiddetto IPS. L'Abruzzo, che vanta di essere la prima regione uscita dal commissariamento della sanità, avendo rimesso a posto i suoi disastrosi conti. Alla luce dei numeri di demoscopica, risulta però essere solo al quindicesimo posto su 21 regioni nel gruppo definito delle regioni malate. A peggiorare il quadro sono le tre posizioni perse rispetto al 2014, quando si trovava al dodicesimo posto di questa brutta classifica. Analizzando gli indicatori di demoscopica, desta preoccupazione è anche il dato relativo alle cosiddette famiglie impoverite. Si tratta di nuclei familiari residenti in Abruzzo che sono scesi al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese per i farmaci, di quelle per le case di cura, per le visite specialistiche e delle cure odontoiatriche. Tutte spese che superano nel 40% la cosiddetta capacity to pay, cioè la disponibilità economica di ogni famiglia al netto delle spese di sussistenza. Particolarmente alte in Abruzzo sono poi le spese legali per le liti, da contenzioso a sentenze sfavorevoli sostenute dal comparto sanitario. In Italia montano a 191 milioni di euro, con una media di 3 euro pro capite. In Abruzzo la spesa pro capite è di 5,7 euro. L'Abruzzo è la seconda in classifica invece tra le regioni che spendono di più per i costi della politica, ovvero per mantenere il management delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie. La spesa ammonta a 13 milioni di euro pari a 9,8 euro di spesa pro capite, a fare peggio in questo caso solo il Trentino Alto Adige, con 10,1 euro di spesa pro capite.